facendo l'appello. Consiglieri, prendiamo posto, prego, segretario, per appello nominale. Buongiorno. Buon aiuto, presente. Acunzo, presente. Cristadoro, presente. D'Agostino, assente. Dorio, presente. Fiengo, assente. Presente. Formicola, presente. Formisano, presente. Garzia, presente. Iacomino, presente. Oliviero, presente. Prillo, presente. Riccio, presente. Sabbarese, assente. Santoro, presente. Scarcella, presente. Scognamiglio, assente. Simeone Luigi, sì, presente. Simeone Michele, presente. Solaro, presente. Spina, presente. Tarallo, presente. Valletti, assente. Entra il consigliere Vitiello. Vitiello, presente. Zeno, presente. 21 consiglieri presenti e 4 assenti. 21 presenti, 4 assenti, seduta valida. Allora, prima di dare la parola ai colleghi consiglieri per le comunicazioni, mi chiedeva di intervenire il sindaco per una commemorazione. Prego, sindaco. Più che una commemorazione, presidente, io volevo condividere con voi un ricordo di Olimpio. Olimpio Di Martino è deceduto qualche giorno fa, da dirigente di questo comune, e mi ha colpito, devo dire, mi ha colpito positivamente la dimostrazione d'affetto che c'è stata durante la celebrazione del suo funerale e anche nei giorni precedenti. Eravamo tutti ed avevamo tutti negli occhi, nel cuore e nella testa un grande dolore. Olimpio, almeno per quanto mi riguarda, ma credo di condividere insieme a voi lo stesso sentimento, è stato un maestro garbato e silenzioso, è stato il capo dell'ufficio tecnico per 9 anni, per 7 anni e per 2 anni è stato il responsabile, il dirigente dell'ufficio ambiente. Io penso di non aver mai visto Olimpio alzare la voce e non aver mai visto Olimpio perdere la pazienza. La sua autorevolezza così garbata, per quanto mi riguarda, rimarrà un esempio. E volevo cogliere questa occasione per ricordarlo insieme a voi. Grazie. Grazie, sindaco. Diamo la parola ai consiglieri. Mi chiedeva di intervenire il consigliere Santoro. Prego, consigliere Santoro, ne ho facoltà. Buongiorno presidente, buongiorno consiglieri, sindaco, assessori. Stranamente cerco di fare delle comunicazioni molto rapide relative a un po' a delle esigenze che si manifestano sul territorio. In virtù anche di quanto detto dal sindaco relativamente all'architetto Di Martino, il quale da dirigente dei lavori pubblici stava seguendo con molta attenzione i lavori della realizzazione della fontana di Piazza Trieste. Da qualche giorno è stato emanato un decreto per la dirigenza ad interim al dottor Vosa. Rappresento un po' un'esigenza un po' del tessuto commerciale della zona, il quale prossimi alle festività natalizie
hanno davvero l'esigenza di poter un attimo recuperare quelle che sono state le defaillance gestionali e logistiche che si sono manifestate in questi ultimi due anni. Quindi compatibilmente con le tempistiche e le attività amministrative da espletare, da definire, l'invito è quello di poter vedere, di non vedere per il terzo anno consecutivo ancora l'area cantiere che di fatto ha visto conclusosi i lavori, e quindi semplicemente la necessità di definire con il collaudo lo scioglimento dell'area cantiere. Inoltre, un'attività di sopralluoghi sul territorio, voglio rappresentare in questa sede, ma che ho già rappresentato più volte per iscritto, l'unico istituto scolastico superiore che abbiamo, il Tilger, che proprio in questi giorni, anche in occasione della ricorrenza di Salvatore Barbaro, si è sottolineata l'importanza di questo istituto, sul territorio di Ercolano non ha segnaletica. Dovunque vi girate per Ercolano non esiste una targa istituto Tilger, quantomeno in buone condizioni. Quindi se alle belle parole ci aggiungiamo anche i fatti, probabilmente diamo più valore a quello che poi diciamo nelle sedi istituzionali. Analoga questione per la Basilica di Pugliano e soprattutto anche per il mercato di Resina, che dovrebbe meritare una cartellonistica più idonea, soprattutto all'uscita della circumvesuviana, considerato che praticamente non c'è elemento che genera afflusso in quella zona. Un'altra nota, e ovviamente in questo caso devo rappresentare che sottolineo da vari mesi la necessità di comprendere la condizione di un fabbricato dal mese di settembre rappresento il problema del fabbricato che sta via Trentola, angolo via Ortora, che sta in uno stato di abbandono totale, soprattutto anche in ragione all'esistenza di un andito che genera pericolo soprattutto in occasione di passaggio di mezzi di emergenza, non consente proprio fisicamente l'accesso ad ambulanze o altri piccoli veicoli all'interno dell'Ortora, di via Ortora, proprio per la presenza di quest'andito che è estremamente grosso di portata e quindi ovviamente genera. Ho chiesto più volte agli uffici di comprenderne quale sia la sorte di quest'andito, che poi è di proprietà del comune, e non vorrei che si costruisse il secondo piccolo palazzo di Capracotta, ritrovandoci un andito vicino a una struttura privata a spese nostre. E concludo con un'osservazione. Con la premessa ovviamente che di avere la consapevolezza di non poter entrare nel merito gestionale delle cose, però da un punto di vista etico voglio rappresentare il fatto che sembra, e quindi ovviamente mi esprimo con la giusta cautela perché alcuni atti sono in attesa di poterli leggere, sembra che ci sia una certa facilità ad attivare provvedimenti disciplinari spesso in maniera anche per dinamiche, o meglio non c'è una proporzionalità tra i provvedimenti disciplinari che si richiedono e si applicano rispetto poi a quelli che sono i fatti. Io ricordo che questa cosa l'ho rappresentata all'inizio di questo mandato, quando fu bocciata in questa sede una mozione su una commissione di garanzia proprio nel merito. Che cosa genera questo modo di fare? Genera sicuramente una
una mancata predisposizione, forse a spingere un po' in più l'acceleratore da parte degli uffici, sulla base del fatto che certe dinamiche poi spaventano i dipendenti. E allora, se come dire, un intervento del genere, cioè se alcune dirigenze hanno la capacità di poter attivare certe procedure in maniera così facile, e in compensazione c'è una grossa difficoltà invece poi a ricevere risposte su dinamiche molto più importanti, io credo che qualche domanda ce la dobbiamo fare, sia sotto il profilo politico che soprattutto sotto il profilo gestionale di questa amministrazione. Mettiamo in condizioni i dipendenti a costruire un miglior rapporto di lavoro sia con la politica che con gli stessi uffici. Grazie. Grazie a lei, consigliere Santoro. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, il segretario voleva fare solo una precisazione. Prego, segretario. Sì, no, volevo precisare che adesso io non ho più l'interim del settore sesto perché è stato attribuito all'architetto Emanuela Ponzo da venerdì. Perfetto. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Legge regionale del 26 maggio 2016, numero 14, norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti. Approvazione della Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra i comuni. È aperta la discussione, ci sono interventi. Consiglieri in aula, se non ci sono interventi, mettiamo il provvedimento in votazione. Mi chiede di intervenire, prego. No. Per dichiarazione di voto? È possibile avere diciamo una relazione, un'indicazione sulla convenienza o meno di sottoscrivere o approvare quest'atto? Un attimo solo, consigliere Santoro. No. Allora, consigliere Santoro chiedeva, non ho capito, consigliere Santoro. Allora, la possibilità di avere una relazione, un qualcosa che possa dare maggior chiarezza sulle dinamiche di questa convenzione, ma anche su quello che poi è il vantaggio dell'ente nel sostenerlo o meno. Un attimo solo, chi è l'assessore di riferimento in questo caso? Che se non c'è, purtroppo, se è assente, consigliere Santoro, al limite e non... Allora, interviene... Sindaco, se potete un attimo verificare se il sindaco può essere un attimo presente. Allora, sindaco era assente. Allora, chiedevo, allora, sul primo punto all'ordine del giorno, legge regionale del 26 maggio 2026, numero 14, norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti, approvazione della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000. Per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra i comuni. Il consigliere Santoro chiedeva solamente se era possibile, diciamo, un piccolo excursus del provvedimento. Parliamo di una condivisione di circa 200.000 residenti. L'ente d'ambito a sua volta, con delibera del Consiglio di amministrazione, ha previsto i SAD, ovvero i subambiti di distretto. Noi siamo con Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano, Massa di Somma, Cercola e Volla, salvo qualche errore. Con questa delibera noi invitiamo il sindaco, quindi me o chi dovesse essere al mio posto quando si sottoscriverà, a sottoscrivere una convenzione in virtù della quale avremo una sola società che gestisce la raccolta dei rifiuti per tutto quanto il subambito. Naturalmente, qual è l'obiettivo, qual è la ratio? Una riduzione dei costi e una maggiore efficienza del servizio. In una prima fase dovrebbero restare fermi i singoli cantieri delle singole città, il singolo piano industriale delle singole città.
la singola tariffazione per ogni singola città, perché sono scelte già adottate. Ma quando andrà a regime questa quando entreremo a regime questo nuovo ciclo, l'obiettivo, che secondo me potrebbe a quel punto essere molto virtuoso, è avere un unico piano industriale per realtà simili, un unico cantiere, oltre ad un'unica azienda. Diciamo anche che, al netto di ogni tipo di valutazione politica, che pur è legittima, questa è una decisione che è stata presa con legge regionale. E quindi in qualche modo noi siamo semplicemente chiamati a scegliere se rimanere da soli, Ercolano, oppure riunirci con tutte le altre città in subambiti distrettuali. Allo Stato manchiamo per la firma della convenzione soltanto noi e Cercola. Cercola per motivi squisitamente di equilibrio, non politici, ma di equilibrio politico, che io sappia, ma naturalmente non conosco le dinamiche di Cercola, mentre noi perché la volta scorsa avevamo rinviato per approfondire il tema. Quindi è una scelta corretta quella di concentrare in ambiti un settore così delicato? Io penso di sì. Già con l'idrico fu fatto 10 anni fa e ci sono stati dei risultati positivi. Prima ogni città aveva la sua gestione, e soprattutto dove c'erano le municipalizzate o dove addirittura era svolto in house il servizio, come a Castellammare l'ha municipalizzato, a Torre Annunziata che era in house, era un servizio che non veniva gestito in maniera efficiente. Adesso noi abbiamo una tariffa molto alta a causa dell'evasione, a causa dell'estensione del territorio, ad esempio rispetto a Portici, che ha un'estensione territoriale minore per lo stesso numero di abitanti. Ecco, il dubbio che io pongo a me stesso è: come si concentrano queste due realtà diverse? Ad esempio, perché il comune di Portici dovrebbe scegliere un'unica tariffa e un'unica gestione con Ercolano, che ha perché Ercolano costa di più? Al netto poi dell'evasione. Perché abbiamo lo stesso numero di abitanti, ma noi abbiamo il territorio che è 4 volte più esteso, 10 volte più esteso, è normale che costa di più. Lo stesso numero di contribuenti, Portici di più perché noi abbiamo un'evasione maggiore, ma lo stesso numero di potenziali contribuenti per un territorio più esteso, va da sé che ha un costo maggiore. È difficile da spiegare al cittadino, ma è un ragionamento estremamente semplice. Hai più area da custodire e da gestire per lo stesso numero di soldini che entrano in cassa. Perché Portici dovrebbe poi, o San Giorgio, che ha la stessa dinamica di Portici, dovrebbe accettare di unirsi a Ercolano in un'unica tariffa, in un unico piano industriale, in un unico cantiere, in un'unica ditta? Perché? Perché lo prevede la legge. Lo prevede la legge con un obiettivo, con una ratio, perché la legge ha sempre una ratio, quella di rendere più efficiente il servizio. Questa scelta politica, che è del legislatore, non è nostra, possiamo giudicarla, ma non possiamo modificarla. Cioè, quando con la legge sono stati creati gli ambiti e poi successivamente i subambiti, quella fu una scelta squisitamente politica. Possiamo giudicarla, ma non possiamo modificarla. Io penso che all'inizio, vi dico quello che penso, all'inizio avremo una grande difficoltà, un'enorme difficoltà. Quando entrerà in regime il nuovo ciclo, secondo me potrebbe essere un'opportunità. Un'opportunità. Quindi io mi limito a invitarvi a votare in maniera favorevole, semplicemente perché noi dobbiamo firmare una convenzione e unirci agli altri comuni che dovrebbero avere la nostra stessa peculiarità dal punto di vista territoriale e con i quali dovremmo adottare un'unica strategia che possa rendere più efficiente la raccolta, il servizio anche ad Ercolano. Perfetto, grazie Sindaco. Allora, ci sono... Presidente cercava con l'educazione di smettere. No, per l'amor di Dio, non mi permetterei mai. Non mi permetterei mai. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, mettiamo il provvedimento in votazione. Mi chiede di intervenire il consigliere Santoro per dichiarazione di voto. Sì, un attimo su. Non ci sono interventi, mettiamo il provvedimento in votazione. Ci sono interventi per dichiarazione di voto. Prego, consigliere Santoro, ne ha facoltà. Allora, sulla scorta un po' di quanto rappresentato dal sindaco, io credo che al netto di quello che sono le dinamiche di carattere politico regionale o quelle che possono essere in un futuro
a mio avviso lontano il vantaggio di coniugare in un subambito praticamente le varie realtà territoriali, e viene da sé e in maniera naturale che il nostro territorio, per conformazione e per caratteristiche come dire di estensione, si differenzia in maniera incisiva rispetto ad altre realtà vicine. Il nostro centro storico, che è un'area fortemente interessata all'interno del piano industriale, ha bisogno di un come dire di un'analisi estremamente come posso dire ad personam, no? Un vestito da fare apposta per quelle condizioni. Credo che un solo piano industriale che possa poi abbracciare le esigenze di tutti sia abbastanza complicato, se consideriamo che che il piano industriale oggi adottato comunque non rende quanto necessario al territorio. Quindi io il mio voto è no, perché credo che in un momento in cui questo servizio già penalizza il territorio, in virtù proprio di quanto osservato anche dal sindaco, portare al territorio ancora in una fase di maggior difficoltà per un adeguamento di questo servizio, magari il tempo ci darà l'opportunità di analizzare meglio come gestire il territorio, ma soprattutto magari delle soluzioni alternative a questo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Santoro. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono interventi, mettiamo il provvedimento in votazione. Consiglieri in aula? Consiglieri in aula? Prego, segretario, per appello nominale. Buon aiuto. Favorevole. Acunzo, favorevole. Cristadoro, favorevole. D'Agostino, Dorio, astenuta. Fiengo, Formicola, favorevole. Formisano, favorevole. Garzia, favorevole. Iacomino, favorevole. Oliviero, favorevole. Prillo, favorevole. Riccio, favorevole. Sabbarese, contrario. Santoro, contrario. Scarcella, Scognamiglio, Simeone Luigi, sì, favorevole. Simeone Michele, Solaro, favorevole. Spina, favorevole. Tarallo, favorevole. Valletti, Vitiello, favorevole. Zeno, favorevole. Lillo, consigliere Comino, cortesemente può rimanere in aula. Sono 16 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto. 16 voti favorevoli, 2 contrari, provvedimento approvato. Su proposta del consigliere Vitiello, ne diamo esecuzione, fuori contrari e astenuti, stessa votazione. Passiamo al punto numero 2. Approvazione bilancio consolidato esercizio 2023 del Comune di Ercolano. È aperta la discussione, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo il provvedimento in votazione. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Prego, segretario, per appello nominale. Buon aiuto, favorevole. Acunzo, favorevole. Cristadoro, favorevole. D'Agostino, Dorio, contraria. Fiengo, Formicola, favorevole. Formisano, favorevole. Garzia, favorevole. Iacomino, favorevole. Oliviero, favorevole. Prillo, favorevole. Riccio, favorevole. Sabbarese, assente. Santoro, contrario. Scarcella, Scognamiglio, Simeone Luigi, sì, favorevole. Simeone Michele, Solaro, favorevole. Spina,
Favorevole. Tarallo? Favorevole. Valletti? Vitiello? Favorevole. Zeno? Favorevole. Sedici favorevoli e due contrari. Provvedimento approvato su proposta del consigliere Formigolo Andrea. Nella mia esecuzione, favorevoli e contrari astenuti. Stessa votazione. Passiamo al punto numero 3. Consigliere Brillo, mi chiedeva l'accoppamento. Allora, visto che i punti numero 3, 4, 5, 6 e 7 sono tutti riconoscimenti debiti fuori bilancio, il consigliere Brillo proponeva di fare un accorpamento. Quindi mettiamo l'accorpamento in votazione per alzata di mano, favorevoli e contrari astenuti, all'unanimità dei presenti, accorpiamo i punti numeri 3, 4, 5, 6 e 7. Mettiamo, una volta accorpati i punti, mettiamo in votazione i punti numero 3, 4, 5, 6 e 7 così come accorpati. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, per dichiarazione di voto, prego segretario per appello nominale. Buon aiuto, favorevole. Acunzo, favorevole. Cristadoro, favorevole. D'Agostino, Dorio, Fiengo, Formicola, favorevole. Formisano, favorevole. Garzia, favorevole. Iacomino, favorevole. Oliviero, favorevole. Prillo, favorevole. Riccio, favorevole. Sabarese, Santoro, Scarcella, Scognamiglio, Simeone Luigi, sì, favorevole. Simeone Michele, Solaro, favorevole. Spina, favorevole. Tarallo, favorevole. Valletti, Vitiello, favorevole. Zeno, favorevole. Sedici favorevoli all'unanimità. Nessun contrario, all'unanimità dei presenti, segretario? Sì, unanimità. Provvedimento approvato. Su proposta del consigliere Garzia, nella mia esecuzione, favorevoli e contrari astenuti, stessa votazione. Esaurito l'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.